il comitato è nato circa 20 anni fa e è sempre stato a servizio dei più deboli, nel senso che qui si può venire, si trova da mangiare, si trova, cioè quando una persona è in difficoltà, per quanto riguarda gli abitanti delle case di via Luzzatti così, si rivolgono al comitato. Tra l'altro il comitato aiuta anche e mette in contatto con gli assistenti sociali, dà da mangiare, dà i vestiti, cioè è molto attivo nel sociale. E tre settimane fa circa è arrivata la lettera firmata da Danesi, il presidente Haller, che diceva appunto entro il 30 novembre il comitato deve uscire. Allora, secondo noi, a parte che non potrebbe farlo in quanto gli sfratti sono bloccati fino al 31 gennaio 2020, fino al 31 dicembre 2020, e dunque già da qua non ci siamo. E poi questo modo di agire di Haller secondo noi è stato veramente grave, perché si va contro chi aiuta i più deboli. E allora subito abbiamo cercato di... Abbiamo mandato anche noi come Unione Inquilini una richiesta di incontro con Haller e col Comune. Il Comune ci ha detto che già stava comunque trovando un'altra sistemazione per quelli del Comitato, perché valorizzava appunto anche loro, riconoscevano il buon lavoro che stavano facendo e l'aiuto, soprattutto il valore che ha questo Comitato. Haller non ci ha proprio degnato, come quasi sempre ogni nostra richiesta, di darci una spiegazione. Comunque noi, come Unione Inquilini, fino a che non verrà trovato un altro posto dove la gente può andare a prendere da mangiare quando non ne ha o i vestiti, noi non, qui non esce nessuno, finché non c'è un'altra sistemazione per questo grosso problema qua.